Tapiro d'oro a Barbara D'Urso, ancora per il Cannagate è scomparso da Domenica Live. Non so se si tratta del mio tapiro numero 15 o del mio tapiro numero 16, ha detto Barbara D'Urso iniziando la puntata di Pomeriggio 5 di oggi 5 marzo 2018. La conduttrice ha ricevuto un nuovo tapiro d'oro consegnatole da Valerio Staffelli. Come vedremo nella puntata di Striscia la notizia in onda oggi su Canale 5, Staffelli ha persino cercato di baciare la conduttrice, sarà stata sedotta e abbandonata? La conduttrice non ha rivelato i motivi per i quali Staffelli le ha consegnato il tapir, ma la sensazione è che si tratti di Isola dei Famosi e di Cannagate. Come vi abbiamo già raccontato infatti, nella puntata di Domenica Live del 4 marzo 2018, Chiara Nasti era stata invitata a parlare del Cannagate e anche dell'audio diffuso da Striscia la Notizia. Improvvisamente però a Domenica Live non si è più parlato di Cannagate e neppure del caso Isola dei Famosi. Non sappiamo se il tapiro consegnato a Barbara potrebbe avere qualcosa a che fare con questa vicenda, non essendoci al momento nessun comunicato stampa in merito. La Nasti, via social, ha spiegato le sue ragioni e ha dichiarato che avrebbe voluto partecipare a Domenica Live, dove tra l'altro era prevista per lei una intervista in solitaria, il suo punto di vista. Ma potrebbe essere anche un altro il motivo di questa consegna, sempre legato al Cannagate. Barbara aveva infatti ascoltato l'audio con le parole di Nadia Rinaldi, che adesso è partita per l'Honduras. Perché dopo la messa in onda del servizio a Striscia che ha rivelato il contenuto del video, lei poi non ne ha parlato nei suoi programmi? Tapiro d'oro a Barbara D'Urso nella puntata di Striscia la Notizia del 5 marzo 2018. La conduttrice ha ringraziato Staffelli per il tapiro ricevuto ma non ha spiegato la motivazione per la quale ha ricevuto questo tanto atteso premio. Cosa avrà fatto la nostra cara Barbarella per essere attapirata? Non ci resta che seguire la puntata di Striscia la Notizia in onda questa sera per capire che cosa ha fatto la conduttrice di Domenica Live Pomeriggio 5. È possibile che da Striscia l'accusino di aver voluto in qualche modo evitare di far luce sul tema Cannagate? Se Alessia Marcuzzi è diventata la pinocchia per Striscia, anche per Barbara D'Urso potrebbe arrivare qualche nomignolo. Vedremo che cosa succederà.